si dica dopo. La pietra lavica che diceva quella, questa pietra nera che sta per terra, questo è del pavimento nero, no, pietra nera, nera, questo è pietra del vulcano, vulcanica del vulcano, ecco, questo voleva dire. Ma è tipo San Pietrini. Io ho detto, sì, guarda che ho detto non vulcanico. Non è niente, San Pietrini di Anna. Anche questa torre, Torre della Fuda, e questo è importante perché dopo visiteremo il palazzo dei re musulmani, ma è il palazzo per lo svago. Proprio qui c'era il palazzo di governo dei re musulmani, nella Fuda, questa l'altra torre. E questo è le mura romane, è quello che rimane delle mura romane, perché quando Saragossa era una città romana, tutta la città era circondata dalle mura, è quello che rimane. Dall'imperatore romano. Non lo poteva permettere. E il mercato, quello palazzo, il palazzo è un palazzo. Lo stile è Liberty, risale al 1902, è un mercato antico, un mercato antico e un mercato moderno perché all'interno si vendono ancora la frutta, la verdura, cose da mangiare. Ci sono i negozi. Adesso due cattedrali, soltanto un vescovo e la fontana. Siamo passati davanti alla fontana, avete visto una fontana un po' particolare, è una fontana che è un omaggio alla Hispanidad. Hispanidad è una parola che non si può tradurre e si riferisce ai paesi dell'America dove si parla lo spagnolo. C'è un rapporto molto stretto tra la Madonna e l'America della Hispanidad. Perché? Perché la festa della Madonna è il 12 ottobre. E il 12 ottobre è stata scoperta l'America da Cristoforo Colombo. E la patrona della Hispanidad di questi paesi è la Madonna del Pilar. E sulla fontana, sulla cascata, c'è la carta geografica dell'America. Bisogna avere un po' di fantasia, eh?
passato con il lodo 40 km da Saragossa, avete visto gli affreschi di Goya all'interno della Basilica, e questa è la struttura del pittore e i personaggi dei quadri di Goya. Gli operai, è pulita, però la polizia ha continuato a fare.